Mister Camplone, la società ha mandato la squadra in ritiro, un ritiro che è stato definito certamente punitivo dopo la sconfitta interna contro il Cosenza. Come lo sta sopportando la squadra a Martina? Guarda, è abbastanza bene, diciamo che l'abbiamo già superato il periodo un pochino di crisi, ci stiamo allenando bene anche perché si sta bene qui a Martina, abbiamo il campo vicino, abbiamo tutte le comodità, quindi stiamo preparando con molta serenità questa partita. Certo, la sconfitta interna contro il Cosenza ha fatto saltare i piani di un possibile aggancio alla zona playoff della classifica. Sì, diciamo che abbiamo toppato proprio la partita clou, era una partita per noi importante, molto importante, dovevamo vincerla, invece abbiamo fatto un buon primo tempo e invece il secondo tempo siamo spariti completamente dal campo. Credete ancora nella possibilità di entrare nell'elite di questa prima divisione Girone B? Ma noi ci speriamo ancora, se no questo ritiro non servirebbe a niente, quindi sia la società che la squadra è consapevole dei propri mezzi, è consapevole della situazione e sappiamo anche che fare un risultato positivo, cioè i 3 punti a Taranto significherebbe portarsi a -3 da una concorrente. Guardando la classifica, ecco, lei come la vede alla 34esima giornata questa griglia dei playoff? Ma io penso che la griglia per l'ultimo posto. C'è un posticino libero dove ci possiamo andare, ci possono inserire due o tre squadre, quindi siamo lì. Però ecco, noi siamo in netto ritardo con Siracusa e Foggia, però nel calcio mancano ancora queste 5 partite, può succedere di tutto, quindi fin quando la matematica non ci condanna cercheremo di dare il massimo fino alla fine. Il presidente, la signora Valentina Maio, chiede la presenza in campo anche di Manuel Turchi, ci sarà? Ma Manuel viene da un piccolo infortunio, domenica scorsa abbiamo tenuto a riposo apposta per questa partita, rientrando anche Sacilotto, penso anche Colombaretti, quindi siamo al completo, adesso sta a me scegliere la formazione ideale contro questa squadra.